cerca l'uomo là davanti. La gioca in profondità. Caputo. Possibilità di tiro. Occhio al tiro. E c'è il gol del Napoli. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. La difesa è invalicabile oggi. Zielinski. Arriva Mertens. Allarga il gioco a destra. Politano! Va in rete! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Dunque alla fine di questa prima frazione. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. La palla viene, può colpire! E arriva il gol! Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. 3-0 dunque. Palla a De Frel. Il Sassuolo al calcio di punizione. Caputo! Conclusione sul fondo. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Zielinski. Calcio di punizione per il Napoli. Lorenzo Insigne cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Lorenzo Insigne! C'è tutta la magia del calcio in questo gol! Tutta l'emozione del pallone! Tutta l'arte dei giocatori! Che gol fantastico! Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Traoré! Attenzione, gran prova a tiro. E Meret chiude la porta. Il portiere è sicuro. Quando riesce a controllare il pallone così, ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Riceve la palla. Politano. Politano. Si libera la grande. Palla filtrante per Mertens. Cerca il numero. Ferrari recupera un pallone importante. Zielinski. Attenzione! Questo errore potrebbe essergli fatale. Prova il tiro. Può andare. Un'altra conclusione. E c'è il gol. Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Traoré la gioca sulla destra. Mostrano un buon controllo del gioco. Lorenzo Insigne. Lungo passaggio in avanti.
l'arbitro chiude qui la partita. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Era davvero difficile pronosticare un risultato diverso da questo. Siamo ai saluti finali. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Sono io che ringrazio te, Fabio. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di...